Buon 25 aprile a tutti, 25 aprile 2020, ce lo ricorderemo. In questi giorni sto pensando al fatto che mi manca la voce, le parole, i consigli, i suggerimenti, l'esperienza di alcune persone che ho avuto nella mia vita la fortuna di conoscere direttamente. Vado un po' rinfusa, cito qualcuno e mi scuso con i tantissimi che non citerò. Mi manca Giovanni Pesce, mi manca Onorina Pesce, mi manca Vera Michelin, mi manca Adelina Del Ponte, mi manca Stellina Vecchio, mi manca Luigi Pestalozza che univa la musica con l'arte, l'antifascismo, la resistenza, mi manca Gianfranco Maris, mi mancano tanti amici dell'ANPI che non ci sono più e tanti amici dell'ANE, dell'Associazione Nazionale dei Disabili, che non ci sono più. Mi mancano perché i principi loro, i loro valori, di fratellanza, di solidarietà, di internazionalismo, una parola che è quasi scomparsa dai nostri vocabolari. Quei valori potrebbero essere uno dei pochi baluardi per fare in modo, per evitare che questa crisi di carattere sanitario, questa tragedia di carattere sanitario si trasformi in qualcosa di peggio. E quindi il mio pensiero va a loro, cerchiamo di tenere ben presenti quei valori, quegli insegnamenti, quelle lezioni, quell'esperienza. Buon 25 aprile a tutti. Speriamo che il prossimo 25 aprile ci ritroveremo tutti in piazza. E torneremo ad abbracciarci, cantare, ballare, saltare, raccontarci storie, far teatro, musica e tante cose belle. Buon 25 aprile a tutti.